Amici di Marita Caterini, siamo con Massimo Giletti che domenica 22 settembre inizierà una nuova stagione di Non è l'Arena sulla 7. Buongiorno Giletti. Buongiorno a voi, tanto Marita la conosco da quando eravamo bambini, quindi mi fa molto piacere che sia presente con te anche qui. Che obiettivi si è dato per questa nuova stagione, se si è dato degli obiettivi? L'obiettivo di fare la nostra televisione, cioè fare i numeri è importante ma non è prioritario, fare una TV che vada al di là della notizia apparente, questo è il mio modo di vivere, cioè cercare la verità. Non esiste una verità, esistono delle verità parallele, bisogna avere il coraggio di andare a cercarle e il coraggio di svilupparle, molto complicato, non sempre può riuscire, però questo è l'obiettivo, i numeri contano ma non sono decisivi. Tra gli argomenti che ha annunciato c'è il faccia a faccia con Matteo Renzi, c'è un'inchiesta sulla prostituzione minorile, ma c'è anche una pagina dedicata a Pamela Prati e al suo famoso caso di Mark Caltagirone. Che taglio ha intenzione di dare a questo caso? A me interessa capire come si riesce a creare dal nulla un caso così. Gli aspetti interessanti sono questi. A me sapere del gossip in sé mi importa poco, del vestito da sposa mi importa poco, sono degli elementi che però ti permettono di costruire la storia, di raccontarla nei dettagli. Quello che è più interessante è come il ciarpame diventa protagonista della TV di oggi. Perché si fa questo? Quali sono i mezzi a cui non si ha paura di attingere pur di creare un caso del nulla? C'è un tentativo in questa scelta anche di ampliare il vostro pubblico, magari ad una fascia più dedita alla... No, fermi tutti. Qualcuno ha scritto che io non mi devo occupare di Pamela Prati, qualcuno ha detto ma come Giletti dice che lui la sua TV non si occupa dei Mark Caltagirone, eccetera. Certo, ma il Mark Caltagirone è la TV del nulla, quindi io non mi occupo del nulla. In questo caso c'è un'inchiesta, io voglio capire e vogliamo capire come si arriva a far sì che il nulla diventi protagonista di una soap pazzesca, con una fake news che invade il mondo mediatico. Ancora adesso tutti ne parlano, continueranno a parlarne anche a dicembre, anche a gennaio, perché comunque è un caso incredibile, è un caso di scuola. Quello che mi interessa, ripeto, andare oltre. Andare a capire come si arriva, pur sapendo che è un ciarpame, che sapendo che quello è un sottobosco pericoloso, cioè, ci sarà ancora, viva Dio, una morale che blocca il numero di ascolto, perché se no qual è la prossima frontiera? Questo mi interessa, perché io non mi posso occupare di questo aspetto? E con chi lo devo fare, se non con la protagonista? Che tra l'altro sono mesi che non parla e forse non è mai stata ben ascoltata. Ci ha giocato, non ci ha giocato, è stata vittima, queste sono le cose interessanti. Il resto è televisione, lo so bene, ma io non ci costruisco 5 mesi di programma. Invece per quanto riguarda Matteo Renzi, l'intervista a Matteo Renzi l'aveva già programmata oppure gli sviluppi di questi ultimi tempi hanno dato questa opportunità? La forza di un programma è di stare sull'attualità. Renzi è un protagonista indiscusso della politica che l'ultimo periodo ha passato sotto traccia, ma sempre avendo numeri importanti nel PD, oggi è determinante, non solo è stato determinante nel spingere Zingaretti a formare il nuovo governo, ma è stato determinante e sarà ancora più determinante nel momento in cui crea una terza figura che ha le chiavi in mano del governo a questo punto. Perché i numeri sono importanti, il Senato evidenti e quindi sarà lui a decidere quando staccare la spina, però deve anche stare attento, magari qualcun altro ha la stessa idea. Facendo anche un breve passo indietro, quando ha deciso di rimanere alla 7 aveva anche colto alcuni scricchiolii a livello politico che avrebbero creato subbuglio in Rai? Allora, io sono un uomo di prodotto, io vado dove il prodotto è garantito. Cosa intendo? Vuol dire che io devo avere per i ragazzi che lavorano con me, per le persone che lavorano con me, pari dignità, rispetto, devo avere delle condizioni di produttività importanti perché faccio della velocità uno dei punti di forza, la politica non ci deve essere,
non deve determinare. Alla 7 devo dire che Cairo è un presidente che non chiede nulla, questo è fondamentale. Io in Rai ho avuto un'esperienza che, nonostante il successo clamoroso nel nostro programma, 4 milioni non è una cifra, andate oggi chi fa 4 milioni, insomma bisogna andare a cercarle col lanternino, non è stata premiante, non è stata riconosciuta questa, perché è arrivato qualcuno che ha deciso, allora sai, uno deve mettere insieme tutti i tasselli, poi decide. Sono stati annunciati anche degli speciali di Non è l'Arena, ci può anticipare qualcosa sugli argomenti che tratterà? Speciali, si chiamano speciali, poi ne parliamo, adesso navighiamo a vista. Grazie mille. A voi.